Lancio verso Weghorst, sta arrivando bene William che incide il pallone ma poi se lo perde. Poi occhio alla dormita di Zielinski, Steffen cerca in area di rigore, Brecalo sinistro e al 43esimo Carnesi si è battuto 1-0 per il Wolfsburg, assist di Steffen e siluro di Brecalo. Palla persa male qui da Zielinski in area, è molto bravo classe 98 giocatore che è il brasiliano, arriva il cross dentro, Brooks allontana, Diawara con la punta ripropone, sbatte su Gerrard, ancora Diawara che ripropone ma William tocca, Steffen corre, c'è già il Napoli lì con Mario Rui. Dentro per Mertens che si gira con Milik vicino, torna ancora da Mario Rui, allora Milik a prendere posto in area, Mario Rui lo cerca al centro, Milik, eccolo lì, è 1-1 il pareggio di Arkadiusz Milik, arriva al minuto 69 con il numero 99, grande azione ancora del Napoli, l'ha sfiorato poco fa e l'ha trovato adesso, 1-1 alla Volkswagen Arena. Molti ricordano soprattutto il fatto che si sia rotto il ginocchio due volte, nessuno quasi si ricorda più che giocatore è arrivato dall'Ajax, uno che aveva costretto Lewandowski a giocare. Parità e pareggio giusto, il secondo tempo c'è in campo solo il Napoli, Mertens qui si dimentica del pallone, poi tocca a Gilavogli, verticale, occhio perché è buono Ginzek, secondo me è salito tardi al Biol, occhio perché è buono Ginzek, cross al centro e McBeady non sbaglia mai davanti alla porta, 2-1 per il Wolfsburg che al primo tiro in porta della ripresa raddoppia con McBeady. Io credo che sia buona la posizione di partenza di Ginzek perché è salito tardi al Biol, infatti anche c'è anche Malquini, sì, sì, tutto buono e qui dietro la linea della palla McBeady non la può sbagliare, un rigore in movimento. Va 1 a Wolfsburg. Corre Ginzek, al centro ancora McBeady. Occhio a Ginzek che lo cerca, vuoto Karnezis e McBeady fa 3-1. Il Napoli attacca e gioca, il Wolfsburg segna 3-1. Incredibile. 5 palle gol a 2 nel secondo tempo e punteggio 2-1 per il Wolfsburg nel secondo tempo. Bella accelerata di Ginzek su Albiol, ma buco di Karnezis